Siamo a Villa Fernandes e si è appena conclusa la presentazione del libro La morte nera di Lucio Sandon, edizioni Progetto Cultura di Roma. Qual è La morte nera? Diciamo che siamo in presenza di un thriller, quindi non possiamo spoilerare troppo, però qualcosa Lucio ce la può introdurre. Certamente, la morte nera è una cosa ben conosciuta. Si tratta in effetti dell'influenza aviare che ha ammietuto miliardi di persone nel 1918. Veniva chiamata anche, adesso mi sfugge verrà lo ricorderemo. Alla fine della prima guerra mondiale, Filippina è stata chiamata, mi sfuggiva, Filippina o Spagnola, perché è cominciata dalla Spagna. E non è altro che, appunto, io lo scrivo proprio nella prima pagina del libro, l'influenza dei polli. La storia è tratta da un'idea che mi è venuta abitando appunto a Portici, dove esistono moltissime realtà che studiano sia gli animali, qui vicino abbiamo l'Istituto Zooprofilattico, che le piante. Abbiamo la facoltà di agraria qui a Portici, dove ci sono migliaia e migliaia di flaconi di virus che potrebbero anche essere potenzialmente letali. E quindi ho immaginato che qualcuno si potrebbe impossessare di una cosa del genere per poi minacciare l'umanità di farla morire tutta con questi virus. È un libro molto interessante anche perché c'è un'ambientazione. Tu prima parlavi della realtà locale, Portici. Tu vieni da Padova, però vivi a Portici. Da 60 anni. Portici è una realtà che si sposa o si presta molto bene ad ambientare storie, secondo te? Perché? Beh, perché intanto è molto piccola. Noi qui a Portici abbiamo 4,5 km quadrati di tutto il territorio. È densamente popolata, cioè abbiamo un altro record, la quantità di popolazione per metro quadro maggiore d'Europa. Sono circa 20.000 persone per ogni chilometro quadrato. È poco conosciuta, ma è piena di monumenti che speriamo che vengano conosciuti, di cui il principale è la Reggia Borbonica. E intorno a lei sono nate queste decine e decine di ville bellissime, costruite dai più ricchi, dai nobili più ricchi dell'epoca, per stare quanto più vicino possibile al re. Abbiamo la fabbrica metalmeccanica più grande d'Italia, prima dell'avvento dei Savoia. Pietrarsa si costruivano le locomotive con l'acciaio preso dalle ferriere della Calabria. Infatti Portici è la prima linea ferroviaria, diciamo, Napoli, esatto. Portici. E poi c'è il fatto anche che appunto la Reggia è stata costruita nello stesso identico luogo dove c'era la villa della famiglia Giulia, cioè la famiglia di Giulio Cesare. Quindi è sicuramente nei secoli, nonostante le varie eruzioni che ci sono state, è rimasto il punto più bello di tutto il Golfo di Napoli. E chissà quante cose ci sono ancora da scoprire. Probabilmente non verranno mai fuori, perché questa villa della famiglia di Giulio Cesare sta effettivamente sotto la Reggia. Non è visitabile perché sta a 40 metri sotto la lava del Vesuvio. La passione per la scrittura e soprattutto un libro, un thriller, è una scelta ben precisa. Tu precedentemente hai scritto altre cose e questo libro, La morte nera, in un certo qual modo si ricollega, o meglio, è un prosieguo di un libro che hai scritto precedentemente, certo. Anche se
completamente diverso, e ho capito, perché tu l'hai detto, che nella tua testa già sta frullando l'idea per un terzo. No, è pronto. È già pronto. Allora, come ti sei appassionato alla scrittura, o meglio, come ti sei scoperto scrittore, e perché poi hai scelto per questo libro il giallo? Allora, io non ho mai avuto l'idea di scrivere qualcosa in tanti anni. Ne avevo paura, ne avevo vergogna, pensavo di non essere capace. È stato Facebook, stranamente, che in genere la gente pensa che sia una cosa, solo uno sciocchezzaglio, e invece a me mi ha dato l'idea proprio di cominciare a scrivere effettivamente qualcosa, perché scrivevo in un gruppo di veterinari, solo perché si chiamava Bestiario Veterinario, sono più di 7.000 veterinari. Scrivevo ogni tanto le cose che mi capitavano nell'attività professionale. Perché tu sei un veterinario? Sì, adesso sono stato adesso in pensione, sono stato per 42 anni veterinario, adesso non mi capitano più queste cose, ma prima capitavano giornalmente, cose divertenti, e io le scrivevo in questo gruppo, e a un certo punto molti colleghi dicevano: ma tu scrivi bene, perché non le raccogli queste storie? E così mi è venuta l'idea di raccogliere dei post. È venuto fuori il primo libro, che si chiama Animal Garden, e poi mano a mano sono venuti altri 3 o 4 libri, sempre di racconti, su quel filone degli animali, e poi dopodiché mi è venuta l'idea di scrivere un libro sulla storia di Portici, che si chiama La macchina anatomica, che è un giallo, in effetti, ambientato anche lui a Portici. E perché proprio il giallo? Cosa ti piace di questo genere? Perché io, appunto, dicevo, non ho mai avuto l'idea di scrivere, però io da quando ero bambino, proprio da 7-8 anni, mi ricordo, leggevo i gialli di mio padre, i gialli Mondadori, quelli gialli, proprio quelli piccolini, così, e poi ho cominciato a leggere thriller. Il mio autore preferito è Stephen King, quindi io vorrei ispirarmi a lui, ma non ci riesco. Però mi piace l'idea di scrivere una cosa che faccia un po' appassionare la gente con la trama, perché secondo me la cosa più importante di un libro è la trama. Hai ragione, e poi secondo me il giallo contiene in sé forse anche altri generi, perché sì, soprattutto il giallo contemporaneo, perché oltre alla storia, alla trama, ci sono anche degli aspetti sociali, personali che possono venire fuori. Certo. Invece, che cosa hai scoperto scrivendo della scrittura e di te? Perché la scrittura, secondo me, ci fa capire delle cose di noi, anche se raccontiamo cose che non ci riguardano direttamente. Beh, diciamo che il protagonista di tutti questi libri è un uomo un po' scanzonato, un po' goffo, un po' buffo, si chiama Angelo, è il mio secondo nome, io mi chiamo Lucio Angelo, e riflette un po' il mio carattere, insomma. Quindi anche nei gialli si trova impegolato in delle situazioni incredibili, e con la sua goffaggine però se la riesce sempre a cavare. Riflette un po' il mio carattere. Torniamo alla morte nera. Cosa possiamo dire, senza entrare troppo nello specifico, di questo giallo? Abbiamo detto che è ambientato a Portici, e quindi ci fa scoprire luoghi, ci incuriosisce in questo senso, ma rispetto ai personaggi, cosa scopriamo di questi personaggi che abitano quindi in questo luogo? Quali sono le caratteristiche sociali di questa collettività? Io, quello che ho notato, che mi hanno fatto notare anche le persone durante la presentazione, è che sono piaciuti molto sia i due protagonisti, quindi Angelo e la sua fidanzata Marianna, ma specialmente delle figure collaterali, tipo il ladro incapace,
la signora, la casalinga, il colonnello dei carabinieri, la moglie bellissima del colonnello dei carabinieri, il parcheggiatore di Piazza Carlo III, il venditore di armi rubate, che poi sono tutte figure che indirettamente io ho conosciuto durante la mia vita, tranne il venditore di armi rubate, perché non ho mai Certo. comprato un'arma rubata. E rispetto proprio a Portici, questa collettività, cosa secondo dovendola, se potessi definirla con un Beh, aggettivo? io la vedo, appunto, anche se ci ho abitato per tanti anni, la vedo sempre un po' da fuori, anche perché poi ho lavorato, diciamo, tutta la mia vita, anche se vicino, però in un'altra cittadina, Certo. Torre del Greco, che è completamente diversa come abitante. Mentre a Torre del Greco è più una città di operai, marittimi, eccetera, Portici è una città più di professionisti, impiegati. Infatti, l'ho scritto anche nel libro, c'è la più grossa concentrazione di scienziati, perché oltre che esserci la facoltà di agraria, c'è l'Istituto Zooprofilattico per la Veterinaria, c'è l'ENEA dove si studiano le energie alternative, i due supercomputer, eccetera. Quindi è una diciamo una comunità in cui c'è una grossa percentuale di professionisti e laureati C'è un fermento rispetto, culturale. sì, ma proprio come attività. Rispetto proprio ai paesi Limitrofi. limitrofi. Un'altra domanda. Mi sembra di capire che a te la storia piaccia tanto, perché sei Moltissimo, curioso. certo. Secondo te, come si potrebbe fare appassionare le giovani generazioni alla storia? Perché c'è il bambino a cui piace perché è curioso, perché la vede come un esercizio, no? Di storie, che sono lontane o vicine, e poi ci sta tutto un altro gruppo a cui la storia non piace proprio, la trova noiosa. No. Secondo te, quale potrebbe essere da appassionato di fatti storici? Sì. Perché nei tuoi libri si Io comprende questo aspetto. vorrei fare appassionare le persone alla storia, raccontandogliela in un modo semplice, non come l'hanno fatta studiare a me quando ero bambino, quando è stata la battaglia di Cannae, quando è morto Giulio Vabbè, Cesare. un elenco di date, Un elenco di date noiosissimo. e di fatti noiosissimi, quando è cominciata la seconda guerra di indipendenza, quando è finita. E mi ricordo, non piaceva neanche a me. Quindi cosa ti ha fatto scattare questo interesse? Lo studio per trovare notizie utili e divertenti anche, perché leggendo e guardando la storia ce n'è un sacco. Per esempio, adesso la continuazione di questo è già finita, però adesso sto facendo un altro libro, sempre un giallo, impegnato sulla storia di mio padre. Mio padre era fascista, cioè lui è nato nel 1918 ed è cresciuto con La maggioranza delle Mussolini. E persone mio padre. nate in quegli Però, anni. diciamo, chiaramente ognuno dice così di suo padre, però secondo me mio padre era la persona più onesta e più simpatica nel mondo, però teneva su difetto che era fascista. E mi raccontava, non lui, perché mia mamma mi raccontava che era avanguardista, Balilla, Sì, camicia tutta nera, le eccetera. varie Però io fasi. non mi interessavo di questa roba. Adesso mi è venuto in mente di fare un giallo ambientato alla fine della seconda guerra mondiale, quindi mi sono andato a studiare tutte queste cose del fascismo che non sapevo, e ne vengono fuori anche di divertenti sotto quel punto di vista. Non ne ho dubbi. Ce ne Ti sono, sì. faccio un'ultima domanda. È piacevolissimo parlare con te, sei una persona molto aperta e poi soprattutto attraverso le tue parole si comprende che sei curioso, sei aperto a tante cose. Ma concludiamo tornando alla storia e tornando a Portici. Un aneddoto o qualcosa che non sappiamo di questa città,
che vogliamo raccontare? Beh, dunque, una cosa che io ho visto che ho raccontato qui qualche settimana fa, e anche stasera un amico che è venuto diceva: ma cos'è sta strada? Uscendo dall'autostrada mi hanno fatto il navigatore mi ha fatto passare lungo una stradina su cui sulla destra c'era un muro altissimo nero, di origine, dice, sarà un coso borbonico. Effettivamente è il muro della, c'è una strada che si chiama qui Via Salute, che poi sì. Tu sei di Portici? No, non sono di Portici, però Via la Salute la conosco. Via Salute è una strada che scende, sì. A sinistra c'è questo muro, fa un percorso quasi rettilineo fino ad arrivare un po' a uno slargo che si chiama Largo Gradoni, e poi va a finire proprio di fronte alla Reggia. Quella strada non è altro che il corso di un fiume, il fiume Dragone, che scendeva dal Vesuvio e scende ancora dal Vesuvio, solo che adesso, dopo le varie eruzioni, è tombato e va in varie direzioni, ma prima scendeva proprio come un ruscello lungo quella cosa. Infatti Largo Gradoni non è altro che l'anagramma di Dragone. E scendeva giù e andava a finire, si divideva in quel punto lì in due parti, in cui una andava sul Palazzo Capuano, quello che è stato tagliato, sì. Poi a metà l'hai sentito, sì, l'ho sentito. Per fare Via Libertà. A sinistra invece andava a finire direttamente nel Palazzo Reale e portava l'acqua calda acqua termale all'interno del Palazzo Reale, dove prima del Palazzo Reale, come ho detto prima, c'era la villa dei Cesari. Quindi ha servito per tanti anni da scaldabagno per la gente. E adesso attualmente lo puoi notare andando al Granatello, nel porto del Granatello, quando scendi giù al Granatello, dove c'era quel palazzetto in mezzo sul porto della Guardia Costiera, sì. Vedi che c'è un punto dove ci sono le papere, le paperette. Sì, sì. Le paperette non stanno nell'acqua di mare, le papere stanno nell'acqua dolce, sono papere di acqua dolce. È lì, quel punto lì, è vero. Uno poi, giustamente, non avendo. In quel punto lì c'è il fiume Dragone. Mamma mia! Le papere stanno nell'acqua. Si può dire, per concludere, che effettivamente noi abbiamo un'idea di Portici forse falsata. Abbiamo sempre creduto che fosse la residenza estiva dei nobili, quando invece poi, fondamentalmente, se si va a scovare, si scopre che sicuramente c'era quello, ma c'è molto altro. Infatti io sono passato per 40 anni andando a lavorare appunto da Portici, io abito qui a Portici, a Bella Vista, scendevo giù, facevo quella strada Via Salute, giravo per sotto la Reggia, ma mai mi era venuto in mente che quella è una cosa favolosa, specialmente che in quella piazzetta dove comincia la Reggia Strada delle Calabrie, facci caso che ci sono dei sedili lungo tutta la piazza che servivano, stati messi proprio dal re, dai Borboni, per far godere al popolo che passava il fresco delle mura della Reggia. Interessantissima intervista, consigliamo vivamente la lettura del libro di Lucio Sandon, ha detto bene, La Morte Nera, edizioni Progetto Cultura di Roma. Grazie. Grazie a te.